Adesso dal sacro dell'arte, ahimè, al profano delle tasse. Ah, ecco il servizio. Ahimè. Grazie. Signora Anemone, dove si trovava esattamente la sua casa, quella che adesso non c'è più, anzi che non c'è più da quanti anni? Da 23 anni. Da 23 anni. Dove stava? In questa aiuola. Qua. Per quale motivo la casa doveva essere abbattuta? Doveva essere abbattuta, espropriando il terreno per far spazio alla terza corsia del grande raccordo. Il 18 gennaio ci è arrivata questo avviso di accertamento d'ufficio. Cosa c'era scritto su queste cartelle? C'è scritto che mio padre, oltre ad abitare dove abita ora, possiede una casa di 350 metri quadri in via di Settebagni 737. Questa sarebbe la casa. Una storia paradossale, quella della casa della famiglia Anemone, segnalata da ilfattoquotidiano.it, e che ci racconta il signor Walter. Una casa espropriata ed abbattuta 23 anni fa dall'ANAS, la società per azioni che gestisce la rete stradale italiana, che a quanto pare forse si è poi dimenticata di darne comunicazione al comune di Roma. Vi contestano il mancato pagamento dell'ICI per questi anni, 2008 al 2011. 4.100 euro che lei dovrà pagare entro e non oltre. Entro il 18 marzo. Lei deve pagare 4.000 euro per una casa che non c'è più. Lei che fa, paga? Eh no, come faccio a pagare? Io intanto ho fatto un'istanza d'autotutela e adesso ho dato mandato a un legale di tutelarmi. Papà me l'ha lasciata a me, io la lascerò ai miei Questa figli. Questa casa andrà in successione. Certo, andrà in successione. Una casa che non esiste che non più. Non esiste più, solo perché l'ANAS non ha comunicato che questa casa è stata abbattuta. Non avete neanche ricevuto l'indennizzo dall'ANAS per l'abbattimento della casa? Quello che loro avevano offerto era un totale di 417 milioni, sì. Ne avete avuti? Ne abbiamo avuti 80, credo, per i soprassuoli. Lei avrà scritto all'ANAS, avrà protestato, cosa risponde l'ANAS? Non risponde, siamo in tribunale adesso. E allora l'ANAS proviamo a chiamarla noi. Volevo parlare con un responsabile per capire se era possibile che l'ANAS, come così sembra, come pare, si sia dimenticata di segnalare che questa casa è stata appunto abbattuta 23 anni fa al comune di Roma. Diciamo che è impossibile. È impossibile o possibile? Mi scusi perché non ho capito bene. È impossibile. Impossibile. Non può succedere. Allora, l'ANAS ci scrive: vi ringraziamo per l'invito, ma l'ANAS non partecipa mai a dibattiti nei quali vengono affrontati temi tecnicamente complessi come quello degli espropri, che per loro natura giuridica e per le modifiche normative che si sono susseguite nel tempo non possono essere trattati in maniera chiara ed esaustiva in pochi minuti. Quindi grazie tante, arrivederci. Bene, allora Walter Anemone è qui con noi. Intanto chiariamo subito, ben arrivato. Allora, chiariamo subito una cosa. Lei non ha niente a che fare con Diego Anemone, costruttore, quello lì del G8, quello finito in carne, niente a che vedere. Perché ci sono quegli Anemone là e poi c'è Anemone lei che non c'entra nulla. Ecco, allora, suo padre non è venuto perché non stava molto bene, ce lo saluti, e ormai sta diventando il simbolo della battaglia contro la burocrazia del suo papà involontariamente. Tra l'altro, mi risulta che lei, a parte il fatto di essere possessore di una casa che non c'è, perché è uno svincolo, lo svincolo numero 9, giusto? Lo svincolo numero 9, cioè la casa fantasma sua, per la quale lei è tenuto a pagare dei tributi che non si capisce bene perché dovrebbe pagare, ma inoltre sono tributi che le vengono considerati tributi per seconda casa, perché suo papà nel 1953, rimboccandosi le maniche dopo aver abitato per 38 anni in quella casa, si è rimboccato le maniche e in attesa del rimborso che avrebbe dovuto avere per l'esproprio, si è costruito con fatica un'altra casa. L'ha comprata. Ha messo un mutuo sulle spalle a 65 anni e si è comprato... E si è comprato un'altra casa. E intanto questi soldi che dovevano arrivare, questi 300 milioni circa di lire, arrivare per l'esproprio di quella casa lì, sono arrivati? Chi l'ha visto? Quando mai? Chi l'ha visto? Mai? Mai visti. Ha visto soltanto qualche spicciolo per i muretti e le piante, giusto? Muretti, sì. E piante i sovrassuoli quindi muretti, recinzioni, ma com'è che le hanno rimborsati i sovrassuoli? Sì,
cioè i muretti, le recinzioni e le piante, questa, ma la casa no. Un altro mistero italiano. Questa è una cosa che bisognerà chiedere all'ANAS. Bisognerà chiedere all'ANAS. E però l'ANAS ha detto che non poteva venire perché in pochi minuti non ce la fa a spiegare. Ma perché non ce la fanno a spiegare? Giordano, Piero Giordano della Di Consum, ma perché non ce la fanno a spiegare? Ma ce la fanno sì, ma ce la fanno sì. È che non sanno cosa dire perché è una cosa paradossale. E come un'altra volta, in una situazione del genere, paradossale, si possono fare pure le foto che la casa non esiste più, quindi sarebbe una cosa normale annullare con un colpo di penna. Ma siccome è la solita storia, sono storie di ordinaria burocrazia che poi si nascondono dietro questi comunicati che sono soltanto formali e che tendono a non affrontare il problema, però fanno diventare poi i cittadini nemici della pubblica amministrazione, mentre ci sono pezzi di pubblica amministrazione, bisogna anche dirlo, che invece sono efficienti. Però così si crea un nemico, la pubblica amministrazione diventa un nemico dei cittadini, e questo lo deve capire questa benedetta pubblica amministrazione, ma soprattutto non tanto i dipendenti ma quanto i funzionari e i dirigenti, che poi prendono anche l'audi compensi per esplicare il proprio mandato, e alcune volte prendono pure i premi aggiuntivi per non dare servizi. I premi di produzione, non si capisce la produzione di chi, però voglio dire, questo non si capisce, appunto. Allora, la produzione di casa propria, proprio, probabilmente sarà quello. Allora, benvenuto anche al professor Raffaello Lupi, tributarista. Allora, lo scorso 18 gennaio, professor Lupi, il signor Anemone ha ricevuto 4 notifiche di cartelle ICI da parte del Comune di Roma per non aver pagato dal 2008 al 2011 lo svincolo numero 9, chiamiamolo così perché insomma casa sua è lo svincolo, giusto? Per non aver pagato queste 4 cartelle gli viene comminato, diciamo, una roba complessiva di 4.099,97 centesimi di euro, di cui 891 di sanzione, leggo, per omesso versamento pari al 30% dell'imposta dovuta, 253,83 euro di interessi per omesso parziale versamento, eppure 5 euro e spiccioli per le spese di notifica. Ora però la casa era stata abbattuta nel 91, perché gli mandano le tasse 10 anni dopo? Perché la burocrazia è un insieme, la burocrazia non esiste, non esiste neanche la RAI, esistiamo noi, esistono tanti uffici, sì, non è che esiste il signor ANAS o il signor Catasto, no? Allora, il Catasto non era stato aggiornato con l'esproprio, domanda, chi doveva aggiornare basta il Catasto? Basta la fotografia, c'è ragione Giordano. Ma questo è il punto, ma che vi pare che per andare a tassare la gente, le persone, i funzionari degli uffici passeggiano per la strada e dicono questa è una pasticceria, quest'altra è una officina. Loro vanno dall'anagrafe tributaria, dice secondo l'anagrafe tributaria qua ci dovrebbe essere una fabbrica, invece c'è il campo dei carciofi, capito? Cioè non è che passi per strada, cioè sembra vero. Quindi nessuno aveva cancellato quella cosa in catasto. È chiaro che la cosa finirà a tarallucci, cioè è ovvio, non lo pagherà mai, insomma, tranquillo, cioè non c'è, no, ma quindi tutto non è soltanto però pagare, ma avere i soldi della, cioè no, gli hanno ma quella è un'altra parrocchia, quella è l'ANAS che deve pagare, cioè non è che esiste la burocrazia, un omone con 100 braccia come la Oconte, come i serpenti che abbiamo visto prima, l'eroe delle Eride. Esistono tanti uffici ognuno dei quali dice a me non mi risulta, che è la frase normale, non mi risulta, no? però allora lo chiedo a Gianluca Timpone, commercialista, ma se io faccio, se il signor Anemone fa il 7,40, cioè la dichiarazione dei redditi, quel che sia, e allega una bella fotografia, un filmato, ora ci sono, ma quel che sia, e dice questa è casa mia. No, c'è da dire questo, secondo me la risposta è ancora più semplice. Probabilmente nell'anno in cui il signore ha ricevuto l'esproprio doveva avere, come dire, l'accortezza di comunicare al comune appunto l'avvenuto esproprio attraverso la cosiddetta dichiarazione ICI. È un adempimento di tipo formale, però molto probabilmente nel momento in cui lo faceva, ad oggi non gli sarebbe arrivata questa notifica. Ripeto, perché all'epoca non vi era, come dire, comunicazione tra gli uffici. Ad oggi molto probabilmente quando noi andiamo a fare un atto da un notaio, il notaio stesso comunica al catasto o a chi lei per a chi loro comunicò, per, poter, lei a chi comunicò per evidenziare questo tipo di situazione. Ma lei comunicò l'esproprio?
al comune, a chi doveva comunicare? Io mi sono trovato la polizia la mattina sotto casa con le ruspe, gli operai e i camion del cantiere che si portavano via. Mi dovevo anche mettere a comunicarlo allo Stato. L'esproprio doveva comunicare l'azienda che è espropriata. Ma certo, sono loro l'esproprio che... doveva comunicarlo l'azienda. Marcello De Angelis, collega giornalista. Allora, in realtà la procedura sarà sicuramente stata che l'ANAS ha dato una ditta, ha appaltato una ditta agli espropri. Allora la responsabilità degli espropri era della ditta. La ditta ha fatto l'esproprio e l'avrebbe dovuto comunicare. Signora Nemone prima mi diceva che nel frattempo la ditta è fallita, di conseguenza probabilmente si è interrotto la comunicazione. Però è pur vero che, come diceva prima il nostro amico commercialista, dal 2006 a adesso teoricamente c'è stata un'imposizione, tra l'altro da parte delle direttive europee, di informatizzazione dell'amministrazione. Quindi a un certo punto questa cosa su un computer ci doveva essere scritta, dal catasto, dal comune o altro. E siccome non ci sono più gli omini con la penna e con le mezze maniche che fanno l'errore umano, qui c'è qualcuno che o non ha passato, c'è la responsabilità, c'è un tizio che non ha digitato, un dirigente, allora, che non ha digitato, certo, che sì, cosa, non ha cosa. Voglio chiedere una cosa. Allora, se io dovessi allo Stato, alle tasse, insomma in genere, l'equivalente di 330 milioni di lire mai versati, oggi quanto pagherei? Tra multe e altre cose? Sicuramente sfioreremmo il milione di euro. Sfioreremmo il milione di euro. Allora, questi 330 milioni di lire che corrispondono alle circa 170-180 mila euro all'incirca. Tasso di interesse legale. Ecco, che tasso di interesse verrà calcolato? Quando il signor Anemone li rivedrà? Avrà la fortuna. Vediamo. Chiaramente lì va determinato anno per anno, perché il tasso legale comunque cambia. Ma non ci saranno multe per chi gli ha combinato questo guaio? No, assolutamente non ci saranno multe. Ma non è che, a parte questo, adesso... Però una cosa c'è da dire: lui non dovrà spendere alcunché per quanto riguarda, per far riconoscere ciò che gli spetta. In e realtà l'annullamento della cartella. Perché c'è uno strumento che fortunatamente è a disposizione della pubblica amministrazione, l'autotutela. Ma l'ha già fatta, non mi ha risposto. Attenzione, nessuno. No. Altri 400 euro per l'avvocato che ha rifatto l'autotutela. È uno strumento che consente all'amministrazione finanziaria di sanare un proprio errore. In questo caso l'errore è evidentissimo, per cui lo deve sanare per forza. Altrimenti, in caso di contestazione, nel momento in cui io vado dal giudice tributario, molto probabilmente l'amministrazione comunale sarà condannata al pagamento delle spese. Io ritengo che se si dovesse arrivare a tale stato di giudizio, è giusto che venga condannata alle spese, anche magari con delle somme 3-4 volte l'ICI che ha richiesto e che indebitamente ha richiesto, in modo tale che non accadano più questo tipo di errori. Sì, però il paradosso è che bisogna fare causa per avere i propri diritti, questo è il paradosso. Non è il problema che un giorno, poi siccome sono cause civili, le cause civili come è noto durano anni e anni, per non dire decenni. 25. Ma ci è andato? Penso di no. Comune a chiedere, a far presente, no. ha mandato l'istanza. Ho mandato di immediatamente all'avvocato. Il giorno dopo, no, l'ho mandata prima io, ho mandato il foglio quello allegato all'avviso di accertamento. Ho allegato tutta la documentazione, compreso il verbale di esproprio e di immissione in possesso. Il verbale della questura dove avevano demolito casa. Cioè, però non c'è stato un contraddittorio diretto con nessun ufficio, perché sarebbe stato questo per dire che gli avevano detto. Alla scadenza dei termini l'ho portata a sua parziale consolazione. Noi comunque continueremo a seguirla. A sua parziale consolazione, l'ANAS ci scrive: la soluzione del problema sollecitato sarà comunque oggetto della massima attenzione dei nostri uffici per dare, ove del caso, ogni legittima soluzione. Ove del caso. Sono passati 23 anni, al chilometro 21,2 c'è lo svincolo numero 9. Non c'è la casa del signor Anemone. Allora, per una storia di tasse non dovute, le tasse del signor Anemone, ce n'è un'altra di tasse non pagate. Una signora che percepisce la pensione di reversibilità del marito, parliamo di 500 euro, voi penserete un'altra storia di una povera persona, insomma, non abbiente, costretta ad arrabattarsi con 500 euro al mese. No signore, perché la signora in questione ha 90 immobili, la maggior parte dei quali non sono stati mai dichiarati, e deve allo Stato 1,5 milioni di tasse soltanto negli ultimi 2 o 3 anni. Guardate un po'. Ho letto il comunicato.
voi lo sapevate che c'erano tutte queste case, questa famiglia? Io lo sapevo, tutta Catania. Tutta Catania? Mi spiega come avete fatto a trovare questa pensionata, 90 immobili, vero? Lei possedeva? Sì, questa signora aveva evaso la bellezza di 1,5 milioni di euro in 5 anni di imposta. E so che viveva con la pensione di reversibilità del marito, pari a? Sì, pari a 500 euro al mese. Su questi 90 fabbricati, in quanti l'affitto veniva riscosso in nero? Allora, in 29 di questi 90 immobili l'affitto era completamente in nero. Total black. Total black. E invece su i restanti c'era un contratto dichiarato, regolarmente dichiarato, ma con un importo inferiore rispetto a quello effettivamente percepito. Anche a Motta se andava sempre in un altro paese. Che succede? C'ha degli appartamenti anche là, c'aveva questa sì. Qua. Sì, sì. Qualche bottega c'è ancora. Affitto. Qualche in affitto, bottega. Però c'è. Ci sono anche lì le botteghe della signora. Bene. Questa è via Rapisardi, la via dove erano sparsi gli appartamenti che questa pensionata affittava in nero, soprattutto a studenti universitari. Tu sei una studentessa, in questo palazzo pagavate a questa signora praticamente? Sì, sì, la maggior parte degli studenti è in nero. La signora per bene, la vedova, no? Non so cosa intende lei per bene, io intendo un'altra storia. So che ha molti immobili. Lei, la signora? Regolare, poi non lo so se non ha pagato l'IMU. Probabilmente sarà la parte alta del viale Marravisati, dove ci sono quei palazzoni là, perché se lei vede questa parte sinistra. Questi gialli? Sì, esatto, tutte quelle costruzioni. Che queste costruzioni qui sulla sinistra. Tutti quelli in nero, tutti sono gialli, tutti in nero. Ci hanno detto che la signora dovrebbe essere residente in questo stabile. Noi proviamo a citofonare. Suoniamo. E niente, la signora non c'è. Giustamente con 90 appartamenti è difficile trovarla in una casa. Allora, Marcello, certo, cioè da una parte, insomma, voglio dire, persone che vengono perseguitate per non aver pagato le tasse, dall'altra parte persone che evadono completamente le tasse. Non è che uno se la può prendere con lo Stato sempre. Beh, da una parte ovviamente c'è una responsabilità anche dei cittadini. Qui vale la pena di ricordare, se ne parlava anche oggi, della cedolare secca, che sostanzialmente sono anni che c'è, che è uno strumento che è stato rivolto sia ai conduttori sia ai proprietari di case per riuscire a abbattere l'imposizione fiscale, e dice a tutti quanti, anzi è proprio un provvedimento recente del governo, che se effettivamente tu affitti gli appartamenti, il reddito dell'appartamento non fa cumulo con il reddito che tu già hai, e addirittura le tasse sono state ridotte, l'aliquota dal 19 al 15. Ora, qui c'è un'ignoranza da parte dei cittadini che non sono stati informati, perché è una cosa che francamente io riscontro anche per una di tutti i giorni. Ed è strano, perché sono almeno 3 anni, credo che sia dal 2011-2012 che c'è la cedolare secca. Dall'altra ritorniamo alla solita storia che noi purtroppo ci abbiamo davanti dell'Italia, per cui per l'inciviltà di alcuni, che però non sono pochi, in realtà vasca la fascia tutto quanto il resto, sono perché tanti, per uno che non paga le tasse c'è uno che la deve pagare il doppio. Sono tanti. No? Ecco, a questo proposito, proprio in materia di case ed evasione, è arrivato una specie di bagno freddo. La Corte Costituzionale ha cancellato all'improvviso d'amblè quella che veniva considerata, come diceva Marcello poc'anzi, proprio una delle armi più efficaci contro la lotta agli affitti in nero, cioè la possibilità dell'inquilino di registrare il contratto al posto del proprietario, qualora il proprietario non lo volesse fare, pagando un po' meno di affitto. In questa maniera, pensava il legislatore, doveva venire fuori il nero. Ma invece guardate un po' che cosa ha deciso la Corte Costituzionale. Questa storia comincia a Salerno, ma potrebbe riguardare tutti quelli che vivono in affitto. Un'inquilina si vede recapitare uno sfratto per morosità, ma rifiuta di lasciare l'alloggio perché a registrare il contratto era stata lei stessa il 5 ottobre 2011, dopo 8 mesi di locazione in nero. E dunque, in base al decreto sul federalismo fiscale, secondo l'inquilina il canone dovuto alla proprietaria sarebbe solo di 224 euro e non di 950 come stabilito dal contratto originario. Non solo, visto che il contratto è stato registrato il 5 ottobre 2011, l'inquilina ritiene di non dover pagare nulla per gli 8 mesi precedenti. Ovviamente la proprietaria si oppone e il tribunale le dà ragione.
La norma a cui l'inquilina fa appello risulta incostituzionale. Insomma, le sanzioni fiscali, secondo i giudici, non possono danneggiare il diritto di proprietà e l'autonomia contrattuale. Così la Corte Costituzionale ha cancellato con un tratto di penna quella che molti consideravano una delle armi più efficienti per la lotta agli affitti in nero. Quindi stop alle disposizioni e addio alle denunce, un vero e proprio autogol per il fisco che dovrà ingegnarsi per trovare altre armi per stanare gli evasori. Giordano, quale inquilino adesso in nero farà caso, non farà più ma nessuno? Ma nessuno. Hanno reinnescato un meccanismo perverso per cui appunto gli studenti poi sono colpiti e quindi le famiglie degli studenti sono colpiti e massacrati da questa situazione, perché è molto comodo affittare a studenti camere arredate e non appartamenti arredati, e quindi sommare 500 più 500 più 500. Oramai non c'è più nessun deterrente rispetto a questo, ed è una cosa paradossale che provenga proprio dalla magistratura, nel senso che perché io comprendo forse passare da 900 a 250 è stato considerato come dire ledere il diritto alla proprietà. Ma ledi il diritto alla proprietà, e la proprietà è sacrosanta al momento in cui tu rispetti le leggi dello Stato, e quella era una legge dello Stato, se no è così, è troppo comodo. Voglio dire, perché l'immobile non è mio perché è mio, l'immobile è per mio perché una società me lo riconosce, quindi se io voglio che la proprietà mi sia riconosciuta dalla società devo rispettare le leggi fiscali, quindi non faceva una piega. Quindi se tu vuoi che la proprietà ti riconosca la tua casa, tu ci paghi le tasse sopra. Cioè è stata un'altra buona occasione perduta dalla Corte Costituzionale. Ma poi comunque tu hai commesso un reato perché hai evaso le tasse. Di conseguenza, che pure la Corte Costituzionale come il TAR hanno questa brutta abitudine che isolano un passaggio, un articolo, un coso, e lo giudicano semplicemente. C'era una ragione formale. Mentre invece c'è una logica nelle c'era leggi, una ragione formale. Non poteva stare nel decreto sul federalismo fiscale perché mancava la delega, cioè dici il governo che ha fatto il decreto legislativo non aveva avuto la delega per fare quella cosa lì. Ma in questo modo non si inficia anche il lavoro degli investigatori? Cioè la signora di Catania, quando la scopriamo più, se nessuno dichiara? Beh, c'è da dire che in primis si sta muovendo i cosiddetti camper della legalità, nel senso che soprattutto per quanto riguarda gli affitti per gli studenti universitari, all'interno dei grandi atenei ci sta un camper laddove acquisiscono tutte le denunce da parte degli studenti che vivono in case laddove il proprietario non ha registrato il contratto. Ma poi vorrei aggiungere un'ulteriore cosa che diceva prima De Angelis, cioè la cedolare secca dal 15% è scesa addirittura al 10%, quindi la convenienza è assoluta, cioè su 10.000 euro di canoni incassato noi paghiamo esclusivamente 1.000 euro. Tutti i proprietari avrebbero interesse appunto là a uscire in chiaro. Certo, ma siccome sono tutelati anche 10. C'è da dire anche per un altro aspetto che questa recente sentenza da parte della Corte Costituzionale apre diciamo una voragine, perché tutti coloro i quali in passato hanno registrato il contratto e quindi hanno beneficiato di un abbattimento sostanziale, che fine faranno? Dovranno restituire i soldi al proprietario, dovranno rimodulare il contratto. Le sentenze della Corte Costituzionale costituiscono sempre un precedente, cioè se io ho un contenzioso aperto posso fare riferimento a questa sentenza della Corte Costituzionale? Certo, perché solo i rapporti esauriti, se c'è stata la prescrizione, si salvano, se no teoricamente gli inquilini dovrebbero pagare tutti gli arretrati, quelli che sono stati dentro casa a 200 euro perché ne davano 1.000 in nero, dovrebbero pagare 800 euro al mese di differenza al proprietario. Magari non ce l'avranno, però il proprietario li caccia. Ma poi la Costituzione pagina. È la fonte normativa principale dalla quale pagina. Scendono veramente tutte quante le norme. Quindi se non è costituzionale viene cancellata. Brutta pagina della Repubblica. Allora, signora Nemo, non voglio dire mal comune mezzo gaudio, ma insomma siamo messi un po' maluccio. Siamo maluccio. Senta, ma lei confida ancora nella possibilità di rientrare in possesso di questi soldi della casa? No, se la ricostruiscono. Qualcuno mi ha detto di dare il comune di prendersi la casa. Insomma, abbiamo visto che ogni tanto lei va in quel prato lì a vedere il fantasma di casa sua che non c'è, che soltanto l'ANAS vede ancora. Ma lei immagina che prima o poi questi soldi ritorneranno indietro? No? Io ci spero. Ci spero.
più di quello non posso fare. Giordano, li vedrà mai i soldi? Ma li vedrà nel tempo e li vedrà se non intervengono norme che magari, o sentenze che magari riducono enormemente questo. È il problema sempre del contenzioso legale, no, che dico, non va. Dico, non in quel va. Caso gli servirà l'avvocato per recuperare i soldi dell'espropri. Invece, è già in riguarda la cartella esattoriale, probabilmente verrà annullata d'ufficio. Se il Comune è mezzo gaudio, faccio rallegrare Aneone. Nel 2012, non se lo ricorda nessuno, sono arrivate 80.000 cartelle di Equitalia a tutti i cittadini dell'Aquila che non avevano operato l'ICI, la TIRSU, ma ragazzi, non le bollette sulle case che erano crollate col terremoto. 80.000, quando i cittadini dell'Aquila hanno circa 68.000, tra l'altro. Forse... quindi avevano colpito anche i parenti, tutti. Va bene, io vi ringrazio per essere stati con noi. Grazie a Walter Aneone, a cui facciamo i nostri migliori auguri. Grazie. E a suo padre soprattutto, anche a Raffaello Lupi, a Gianluca Timpone, a Pietro Giordano e a Marcello D'Angelo, che sono stati con noi. E adesso la parola passa a Paola. Grazie.